un giorno importantissimo per tutta l'associazione, perché segna a tutti gli effetti l'inizio delle nostre attività dopo un periodo lungo di pausa dovuta alla pandemia, e devo dire che siamo davvero emozionati, perché comunque la CR, l'articolazione della CR, è la porta dell'associazione. Si comincia il cammino da piccolissimi, da 4 anni, anche noi l'abbiamo cominciato così piccoli, diventa importante per le famiglie, per le parrocchie, per i parroci, per gli educatori, per tutti, che questa festa sia così partecipata. Immaginavamo un po', ma non a questi livelli. Abbiamo davvero tanti bambini, c'era la voglia di ricominciare, di incontrarsi, di giocare assieme, siamo davvero felici. Dopo gli anni di fermo a causa della pandemia da Covid-19 è tornata la giornata più attesa, è dedicata ai bambini e ai ragazzi di Azione Cattolica, la festa del Ciao Diocesana della CR. La manifestazione si è svolta a Pedara, nella centrale Piazza Don Bosco. Ragazzi, che squadra! Questo è lo slogan che accompagnerà il cammino della CR di quest'anno ed è stato anche lo slogan della festa del Ciao. Lo sport, infatti, durante la giornata ha rivestito un ruolo principale. Centinaia i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni che hanno partecipato. Il tema di quest'anno della CR è Ragazzi che squadra, infatti la festa del Ciao si svolgerà tutta sul tema dello sport. Stiamo organizzando giochi di squadra in modo che i bambini possano giocare nel rispetto delle regole sportive, ma soprattutto nel rispetto dei compagni di squadra, ma anche degli avversari. Eravamo speranzosi su questi numeri, ma non ci aspettavamo questi grandi numeri. Quest'anno abbiamo anche la gioia di avere nuove parrocchie che negli anni precedenti non hanno avuto l'Azione Cattolica, quindi siamo tanti e siamo molto felici di questo, perché dopo gli anni di pausa ci voleva così una giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi. Abbiamo convocato i ragazzi qui in piazza e poi abbiamo iniziato immediatamente con la cerimonia di apertura di questi ACR Olympic Games, perché la giornata di oggi sarà una giornata incentrata sugli sport di squadra e quindi ci sarà anche richiamata anche la tematica delle Olimpiadi.